Ciao a tutti! Oggi vi presento l'ultimo tutorial di Halloween ispirato alla Bella Muerte o la Santa Muerte, che è il culto messicano di celebrazione della morte. E appunto è rappresentato da questo teschio abbellito, molto colorato, e oggi è un disegno molto popolare usato in tanti tatuaggi. Mi sono ispirata alla mia fantasia e questo è il risultato. Spero vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Ho iniziato coprendo le mie sopracciglia con una colla Pritt Stick, facendo 2-3 strati di colla per tenerle ben piatte verso la mia pelle. Adesso con una matita bianca sto tracciando dei cerchi attorno agli occhi. E non vi preoccupate se non sono perfetti perché li andremo ad aggiustare in seguito. Adesso con il bianco della palette Supra Crayon vado a fare la mia base e quindi ricopro tutto il viso e il collo e se avete un vestito scollato anche il décolleté con questo colore. Con un pennello quadrato da body painting prendo il colore blu della palette Supra Crayon e lo utilizzo come un contouring, quindi lo stendo con una linea che va da sopra le orecchie e sopra le labbra, sotto la mascella e nella parte superiore della fronte, nelle tempie. E anche sul collo. Per fare la base del viso potete utilizzare anche dei colori da acqua painting, che però saranno più difficili da sfumare. Io ho preferito usare dei colori in crema perché sono più facili da sfumare e potrò fissarli con una cinghia trasparente. Vado a fare del contouring anche ai lati del naso, quindi traccio delle linee e le sfumo verso le guance. Adesso con un pennello duo fiber, quindi setole doppie, vado a sfumare bene i due colori insieme, in modo da avere queste zone di luce e d'ombra che daranno maggiore definizione al viso. E se vi accorgete che avete steso, troppo blu, potete sempre ripassare con il bianco per coprirlo e andare a sfumare ulteriormente. Ora dalla mia palette di ombretti prendo questo blu elettrico e lo stendo sulle guance per dare ancora maggior definizione e profondità. Ora prendo un rossetto fucsia e lo vado a stendere su tutte le palpebre e su tutta la parte restante della pelle non coperta. Questo fungerà da base per il nostro ombretto e ci darà un colore ancora più intenso.
Una volta terminato col rossetto, vado ad applicare un ombretto della Kiko viola brillantinato su tutte le palpebre e lo porto sopra fin sotto le sopracciglia. Ne stendo un po' anche sotto. E sempre dalla stessa palette prendo adesso un nero opaco e vado a partire dall'angolo delle sopracciglia e lo stendo tutto intorno all'occhio a mo' di cerchio. Sempre dalla stessa palette prendo questo rosa fluo e lo stendo nell'ultima parte degli occhi. E poi sfumo tutti i colori insieme, così da non avere delle linee definite. Adesso prendo della vaselina e dei brillantini cosmetici e picchietto la vaselina su tutta la palpebra e ci vado ad attaccare i brillantini, sfumandoli un po' verso l'alto. Proteggo sempre il viso con un fazzoletto, così non avrò quasi nessuna ricaduta di glitter sulla base e porto il glitter anche al di sotto dell'occhio. Adesso con una matita azzurra inizio a disegnare questi semicerchi intorno, agli occhi, cercando di farli tutti della stessa grandezza e colorandoli all'interno. Adesso questi bellissimi pigmenti della Ben Nye nel colore Cosmic Blue e li vado ad applicare su tutti i semicerchi azzurri che ho precedentemente disegnato con la matita. Adesso prendo questi fiorellini brillantinati e li vado ad applicare in tutti i semicerchi che ho disegnato intorno agli occhi, alternando i colori e sto usando una colla per ciglia finte Duo Glue. Sempre dalla palette Supra di Kryolan prendo con un pennello da body painting piccolo il colore nero e vado a definire la circonferenza degli occhi e a definire anche i semicerchi uno ad uno. Adesso è il momento di passare al naso e immaginiamo di dover dipingere un cuore rovesciato di viso. Molto delicatamente vado a tracciare delle linee guida. E vado a riempire il tutto con il colore nero.
Applico adesso delle ciglia finte, le ho già applicate nella parte inferiore e ne sto applicando altre nella parte superiore. Riprendo il nero della palette Krayolan con un pennello angolato e vado a tracciare delle linee per estendere le mie labbra e le coloro un po' nel centro col nero. Adesso inizio a disegnare, sempre con un pennello piccolo d'eyeliner, dei denti immaginari. E adesso possiamo davvero dare spazio alla nostra fantasia, a seconda anche del tempo che abbiamo e dei disegni che vogliamo ottenere. Per rendere il tutto ancora più brillantinato, vado ad applicare questi pigmenti bianchi scintillanti della Benlai sulle guance e vado a disegnare un cuore al centro della fronte. Coloro il cuore con dell'ombretto viola e applico anche dei brillantini viola. Contorno il cuore con questi altri disegni e dei puntini. Adesso applico dei fiorellini più grandi sulla fronte, uno rosa e uno blu, e sul mento cerco di ricreare lo stesso disegno che ho creato sulla fronte. Lo porto anche sulle guance. Disegno dei fiorellini. E decoro tutto con dei puntini. E applico i brillantini, i fiorellini brillantinati, anche sul mento. Questo è l'effetto finito con la candela. E se vedete un occhio storto è perché lui si spostava sempre la lentina. E io spero che il trucco vi sia piaciuto. Come sempre, non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, condividere tutto quello che vi va di fare. Questo è tutto per quest'anno per Halloween. Io spero di avervi dato tante ispirazioni. E buon Halloween, alla prossima, ciao!